oggi in Sicilia, a Palermo, in questo luogo meraviglioso, i cantieri culturali della Zizia, luoghi di cultura, di socialità, per discutere di quello che è capitato in questo anno e mezzo. La pandemia è stata terribile, ma non tutti si sono trovati sulla stessa barca. Ci sono coloro che hanno subito di più, sono i lavoratori dello spettacolo, sono gli studenti, i giovani. A loro dobbiamo un futuro diverso, che provi a fare un salto di qualità con politiche coraggiose, che cambino l'ordine delle priorità. Per questo Sinistra Italiana si impegna a Palermo e riparte da qui. Direi finalmente i giovani sono forse quelli che hanno subito per certi versi in modo più pesante l'effetto delle restrizioni, non l'effetto sanitario per fortuna della crisi pandemica, certo l'effetto delle restrizioni. Mi auguro che le riaperture siano state ben ragionate, Draghi ha parlato di un rischio ragionato. Si riapre tutto, a questo punto si evitino elementi paradossali come i quattro al tavolo del ristorante che di fronte alle scelte del governo rischiano di essere del tutto incomprensibili, e si lavori perché le riaperture siano davvero irreversibili. Per farlo però serve un salto di qualità anche sulla campagna vaccinale, un po' meno propaganda e un po' più di efficacia. Da giorni si parla della possibilità per tutti di registrarsi, di vaccinarsi senza più limiti. La verità è che ci sono ancora molte persone che rientrano in fasce a rischio che non si sono potute vaccinare. Ecco, su questo bisogna correre di più e meglio. Ma diciamo che su AstraZeneca la comunicazione ha fatto più volte caporetto, occorre dire la verità. Dare informazioni contraddittorie su questo tema è particolarmente problematico. Naturalmente siamo tutti dentro una condizione così difficile e per certi versi nuova che è anche possibile che ci siano delle difficoltà. Sarebbe meglio non insistere su questo tema.